facce, cioè in questo momento arriva il triplice fischio di chiusura. Dunque, l'Audace Cerignola batte il Taranto con il punteggio di 5-1. Tutti i giocatori stanno festeggiando sul terreno di gioco. La tifoseria gialloblu è tutta ad incitare i propri beniamini. Una buona serata, bentrovati dal telegiornale di Speciale News Web 24 delle 19:30. Abbiamo posticipato di mezz'ora perché abbiamo preparato, l'avete già visto dalla nostra copertina di apertura, la bella vittoria ottenuta dall'Audace Cerignola nella finale playoff della Serie D calcistica. Inevitabilmente questo telegiornale sarà interamente dedicato a questo evento, ma anche al campionato di Serie A. Allora, una finale intensissima dove l'Audace Cerignola ha dato il meglio di sé. Al Monterisi c'è il tutto esaurito per questa finale playoff tra i padroni di casa ed il Taranto, reduce dalla semifinale vincente contro il Bitonto per 2-1. Un primo tempo in cui i padroni di casa gialloblu premono sull'acceleratore, ma anche il Taranto non è da meno. Per quattro volte i locali falliscono il vantaggio con lo Iodice e Lattanzio. Ma il Taranto si fa vivo due volte con Abbagnale che respinge da gran campione. Al 34esimo l'Audace passa con il tocco vincente di Luca Russo sul cross dalla destra. Nella ripresa, spettacolo e gol a non finire in pochi minuti tra il 16esimo ed il 20esimo. Arrivano i due gol gialloblu a firma di Lo Iodice e poi Abruzzese su azione personale. Il Taranto con la rete al 20esimo dalla distanza di Bari. Visto il punteggio sul 3-1, ma il Taranto si deve arrendere allo strapotere dei padroni di casa che prima con lo Iodice con un piatto destro raso terra e poi con Russo chiudono la gara sul 5-1 fra il tripudio di un intero stadio gialloblu. La grande festa proseguirà per tutta la notte e poi si aspetterà quel ripescaggio che ha ottime chance di essere centrato in Lega Pro. Naturalmente nel corso della serata avremo anche le interviste che saranno realizzate in conferenza stampa con il tecnico della squadra di Nubitetto e contiamo di darvene conto nel corso della nostra prima edizione del telegiornale domani mattina alle 9. Adesso il campionato di Serie A che ha emesso questa sera un verdetto molto importante: il Parma rimane in Serie A per la seconda stagione consecutiva. Infatti i ducali nel finale hanno battuto la Fiorentina per 1-0, che adesso vede l'incubo della retrocessione in Serie C, ma anche l'Empoli può festeggiare, potrebbe anche festeggiare domenica prossima la salvezza. Ha vinto infatti contro il Torino per 4-1. È in corso, mentre andiamo in onda, la sfida tra Milan e Frosinone. Al momento il risultato è fermo sullo 0-0, come sono state anche senza reti le sfide tra Chievo e Sampdoria delle 12:30 di oggi, e poi ieri Sassuolo-Roma. Ricordiamo che sabato l'Udinese aveva battuto la Spal per 3-2 e Genoa-Cagliari era finita 1-1. Noi chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito. Tutti gli approfondimenti sulla bella vittoria dell'Audace Cerignola nella finale playoff Serie D contro il Taranto per 5-1 le avrete domani mattina nel corso della nostra edizione del telegiornale di Speciale News Web 24 alle 9. A tutti, grazie per l'ascolto e buona serata.